Ciao ragazzi, io sono Michele e oggi parliamo di un argomento che divide la nicchia di appassionati. Dietro le mie spalle infatti ho uno stand-up paddle gonfiabile nato per cavalcare le onde. Molti di voi già lo sanno che gli stand-up paddle wave o da onda, chiamatelo come volete, tendenzialmente sono rigidi, devono avere performance molto elevate, devono essere piccoli e compatti. Bene, qui dietro di me invece ho una tavola che è compatta in quanto sta ripiegata all'interno di uno zaino. Si gonfia ad una pressione elevata e tra le onde si comporta in maniera decisamente dignitosa. Chiaramente bisogna capire un po' il range di utilizzo, ma questa secondo me è un'alternativa interessante per tutti voi che vi approcciate per la prima volta a questa disciplina. Nei prossimi minuti quindi vediamo come è fatta questa tavola, quali sono le caratteristiche, come va in acqua e dove acquistarla a miglior prezzo. Nel frattempo ragazzi vi faccio un appello, se vi piacciono i nostri contenuti e volete supportarci, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube. E in più stiamo lanciando la prima community WhatsApp di Sport al Centro, uno spazio dove tutti voi potrete fare domande, noi risponderemo, tanti appassionati risponderanno e vogliamo in qualche modo diventare veramente un modo per aiutarvi e rispondere alle vostre curiosità. Partiamo dalle basi parlando del brand. Il brand si chiama Itiwit, qualcuno lo chiama Decathlon, alla fine sono la stessa cosa, ossia Itiwit è la marchia di sport acquatici della Decathlon. Lo sapete meglio di me, l'avete visto qui nel nostro canale. Itiwit realizza stand-up paddle da allround, quindi per tutti i giorni, stand-up paddle da viaggio, stand-up paddle race e anche stand-up paddle gonfiabili per le onde. Questa tavola qui in particolare si chiama SUP Wave Longboard, è lunga 10 piedi, è larga 31 pollici ed ha uno spessore di soli 3 pollici. Questa è una caratteristica importantissima, dopo la vedremo, sono veramente poche le tavole gonfiabili che hanno uno spessore così basso. Il volume è di 140 litri e lo dico subito, è una tavola che io sconsiglio a principianti assoluti, ma se siete già in grado di stare un po' in equilibrio su una tavola allround, bene, questa può essere una valida alternativa per approcciarvi al mondo del wave. Vediamo ora come è fatta la tavola, partiamo dallo shape, quindi dalla forma. Lo shape è quello tipico di un longboard da wave, ossia abbiamo abbastanza volume davanti, una forma molto pulita fino almeno al centro tavola, mentre nella parte di poppa abbiamo una coda che è un po' rastremata. Questo è un vantaggio, ossia grazie alla forma così pulita e anche ampia della parte davanti riusciamo a prendere velocità e quindi riusciamo a partire sull'onda prima rispetto ad altre tavole, magari uno shortboard. La parte invece di coda così rastremata ci permette di avere un po' di mobilità durante la surfata. Guardandola lateralmente inoltre si vede che la tavola ha anche un po' di rocker, quindi prendiamo la tavola, la stendiamo, il rocker è quanto si alza la prua della tavola nella parte anteriore. Questo rocker ci aiuta tanto sia quando noi dobbiamo uscire, quindi andare a prendere l'onda e dobbiamo rompere i frangenti, perché avendo un po' di rocker la tavola non si incastra nelle onde, ma in qualche modo se le onde non sono troppo grandi ci passiamo sopra, e poi aiuta anche durante la surfata, quando surfiamo l'onda riusciamo a prendere un po' di velocità senza che la tavola si impunti dentro l'acqua. Poi chiaramente una volta che siamo partiti spostiamo un pochino il peso dietro in modo da rialzare un pochettino la prua. Guardando la tavola da sopra invece vediamo che a prua abbiamo la valvola per il gonfiaggio, la tavola si gonfia a 17 PSI, pressione elevata ma necessaria per dare rigidezza a una tavola che spesso è solamente 3 pollici. A centro tavola abbiamo la maniglia per il trasporto. In coda invece, quindi a poppa, abbiamo l'attacco per il leash. Tutta la tavola è ricoperta da un pad antiscivolo veramente molto molto ampio che ricopre la totalità della tavola, e questa è una cosa che è molto comoda, sia un po' perché durante la surfata con i longboard si è soliti muoversi molto lungo la tavola, quindi evitiamo di scivolare, sia per il fatto che quando dobbiamo rompere i frangenti, quindi andare fuori, se anche perdiamo l'equilibrio, buttiamo il piede davanti e abbiamo sempre comunque l'aderenza della tavola. In più questo pad a poppa ha anche il solito kicktail, quindi quel rialzamento che si permette di puntare il piede e di muoversi e riuscire a fare le pagaiate energiche per far curvare la tavola. Guardando la parte sotto, invece abbiamo una unica pinna, cosa un po' qualcuno potrebbe dire anomala, invece ci sta decisamente, perché questo non è uno stand-up paddle wave per fare delle curve estreme. È uno stand-up paddle per prendere l'onda, andare dritti, magari girare lungo la spalla dell'onda, ma non troppo oltre. E in questo caso tre pinne sarebbero state quasi inutili. Unica pinna ci dà meno drag, ci dà meno attrito e fa bene il suo lavoro. È una pinna che comunque, lo vediamo qui, è un po' morbida e questo penalizza un po' la surfata aggressiva. Però
però questa tavola non è fatta per osservare le onde in maniera aggressiva e quindi ci sta. A poppa, sempre nella parte sotto, abbiamo anche un aggancio, un anellino, tramite il quale possiamo agganciare la tavola a delle funi per trascinarla, oppure a delle boe se vogliamo, non so, prendere il sole al largo. Guardando la tavola dietro, in prossimità della pinna, vediamo che ci sono dei rail in PVC, degli spessori in PVC che coprono la parte posteriore della tavola. Questi rail hanno un vantaggio molto molto elevato, ossia fanno sì che durante la surfata la tavola non sia incollata all'acqua come capita invece con i sand paddle gonfiabili tradizionali, e questo ha un effetto immediato, lo si sente proprio quando si surfa l'onda, si sente che la tavola è più agganciata alla parete dell'onda e in più parte prima. Questa è una piccola accortezza che ho visto i Tiwit ha implementato su questa tavola, ma anche nelle tavole da race, quelle per la velocità, che fa sì di avere una tavola più performante rispetto a un'analoga tavola stand paddle gonfiabile di altre marche. Infine, lungo la tavola, sia sopra che sotto, sono presenti due rinforzi in polietilene interni che fanno sì di andare ad aumentare la rigidezza della tavola, e questo è anche necessario visto lo spessore di soli 3 pollici. Vediamo il contenuto della confezione. La tavola vi arriva chiaramente ripiegata, sgonfia, io qui dietro l'ho già sgonfiata, ma vi arriva all'interno di questa borsa. Questa è una borsa di buona qualità, non è particolarmente ampia, cioè qui dentro voi ci mettete la tavola, forse la pompa, ma poco altro, perché comunque è veramente di misura. Ha i soliti spallacci posteriori, una maniglia per trasportarla. Il materiale è comunque decisamente di qualità, non è la tipica borsetta che ogni tanto si trova in stand up paddle entry level assoluti. Come vedete l'apertura è quasi totale, quindi qui è molto facile inserire la tavola, e all'interno troviamo la tavola, il liscio, la pinna con aggancio rapido di cui vi parlavo poco fa, e delle toppe per delle semplici riparazioni. Vediamo ora come va in acqua partendo da quando voi siete in spiaggia, dovete passare sopra i frangenti, uscite al largo e poi prendete l'onda al rientro. Allora, nella parte di uscita verso i frangenti, secondo me non avrete alcun tipo di problema, a patto che le onde siano attorno al metro, un metro e mezzo, non oltre. Perché? Perché la tavola ha molto volume, il pad antiscivolo copre tutto, abbiamo un po' di rocker, questo qui ci aiuta a passare sopra le onde, quindi veramente zero problemi nell'uscire fuori. Si va molto meglio in uscita con una tavola così, secondo me, che rispetto ad una tavola Subwave rigida un pochettino più piccola. Con questa qui andate molto più in scioltezza, è una tavola molto più facile per uscire verso le onde. Siete fuori, dovete prendere l'onda. Allora, a 10 piedi è bella lunga nello shape, e questo fa sì che vi è facilitata la partenza. Facendo un paragone, onestamente, tra questa tavola gonfiabile e una tavola a 10 piedi in carbonio rigida, secondo me la rigida parte un po' prima, non di tanto, ma un pochettino sì. Quindi questo cosa vuol dire? Che con questa tavola qui voi dovete dare un po' più potenza, dovete essere un pochettino più energici nelle pagaiate per partire sull'onda. Però è un difetto minore, con questa tavola qui partite prima, secondo me, che con una tavola da 7 piedi wave rigida. È comunque un 10 piedi, parte comunque presto. Una volta sull'onda il comportamento è onesto, non è una tavola per fare le evoluzioni, non è una tavola per fare i bottom turn cattivi, ma il fatto che a poppa comunque abbiamo questi rail in PVC che fanno sì di avere abbastanza aderenza rispetto all'onda aiuta, e voi lo sentite, ossia vi sentite abbastanza attaccati all'onda. Questo anche merito del fatto che la tavola è spessa solamente a 3 pollici. E questo ha un vantaggio netto, ossia se voi siete più vicini rispetto alla superficie dell'acqua, e questo lo percepite nettamente quando siete in mezzo al mare. Certo, i 3 pollici di spessore hanno anche una controindicazione, hanno dei pro e dei contro. Il pro è quello che vi ho detto adesso, siete più legati, siete più in contatto con l'acqua. Il contro è che rispetto a una tavola da 6 pollici, come quasi tutte le tavole gonfiabili che ci sono sul mercato, la tavola da 3 pollici è un pochettino meno rigida. Ora qui Decathlon ha messo i rinforzi in carbonio longitudinali e questo qui aiuta, però io in condizioni
di onde un pochettino più potente, oppure volendo curvare sull'onda e magari essendo travolti da queste onde, io un pochettino ho sentito un po' di morbidezza nella tavola, ossia non è una tavola super rigida, sicuramente non è rigida come una tavola di pari livello in carbonio, ma questo lo sappiamo, costa anche un quarto e quindi ci sta. A livello di distribuzione volumi, come tutti i longboard, abbiamo molto volume davanti. Questo vi do un consiglio per principianti, chi di voi sa andare, per piacere non si offenda. Quando volete partire, mi raccomando ragazzi, mettete il peso davanti. Quindi ho detto, dovete pagaiare energicamente, pagaiate, mettete il peso davanti. Non abbiate paura di mettere il peso davanti, questa tavola qui ha molto volume, vuole un po' di peso davanti quando partite. Una volta in surfata, quando sentite che l'onda vi aggancia, magari rispostate un pochettino il peso indietro per riuscire un po' a curvare. In queste condizioni questa tavola va benissimo. Io me la porterò sempre con me ogni volta che andrò in posti con potenzialmente delle onde e ogni volta che avrò poco spazio in macchina e quindi non avrò la possibilità di caricare una tavola rigida. Bene, arriviamo alle conclusioni. L'avete capito in tutto il video. Io non sono qui per dire che una tavola gonfiabile Wave sia uguale a una tavola Wave rigida. No, sono due cose un po' diverse, ma hanno anche degli utilizzi e dei costi differenti. Questa tavola qui, secondo me, va benissimo per chi di voi ha un budget molto limitato, perché costa ben meno di 500 euro e non è poco. Per chi di voi vuole imparare la disciplina dello stand-up paddle wave partendo in maniera abbastanza soft e per chi di voi ha poco spazio, gli basta uno zaino, una pompa e voi potete andare in mare in sicurezza e comunque divertendovi, perché vi divertite. Infine, ultimo vantaggio per come è fatta questa tavola: ha molta stabilità relativamente alle tavole da wave, chiaramente, e questo vi permette di usarla anche per delle pagaiate rilassanti in acqua piatta. Se invece state cercando una tavola per uscire in condizioni di onda superiore ai 2 metri, o una tavola con cui fare dei bottom turn cattivi, con cui veramente passare da un livello intermedio a livello esperto, questa non è la tavola per voi, ma penso che questo si sia già capito. Infine il costo, che è veramente veramente molto molto limitato, e qui sotto il video trovate il prezzo migliore con il link per l'acquisto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche alla community YouTube, qui sotto trovate il link. Noi andiamo a lavorare ad altri contenuti e ci vediamo presto. Ciao da Michele.